E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video, dopo tanto tempo, comincia con un po' di cose addosso perché sto raggiungendo una postazione dove sono già stato in passato, ma questa volta l'affronterò in solitaria e con un tempo decisamente caldo. Monto tutta quanta l'attrezzatura e poi vi racconto dove sono. L'attrezzatura montata, adesso preparo due o tre bombette così per averle, poi lancio dentro una canna lanciata e il sole comincia già a girare e a scaldare parecchio. Entrambe le canne calate. Dove mi trovo? Oggi mi trovo qui ad Azzano Decimo, ai laghi di Cesena. Dietro di me c'è il lago H e sono sulla postazione numero 6. Bella larga, come vedete, è adatta ovviamente a due persone, abbiamo tutto lo spazio per pescare un po' di qua e un po' di là. Questa postazione non è nuova qui sul canale, se siete stati attenti sapete già che io qua ci sono venuto in passato. Questa volta l'affronterò da solo e in poco tempo, relativamente poco tempo, starò qui circa 6-7 orette e vedremo se riesco a portare qualcosa a guadino. Nel frattempo l'unica cosa che posso dirvi è che ho calato entrambe le canne in due punti differenti. Un punto me lo ricordavo dall'ultima volta, vediamo se rende qualcosa. L'altro punto è un punto nuovo qui che ho trovato prima. Questa fa parte insomma delle tra virgolette nuove postazioni che sono state aperte nel tempo qui ai laghi di Cesena. Cos'altro dire, al momento ci sono circa 27-28 gradi, fa parecchio caldo e nel pomeriggio sono previsti almeno 35 gradi, quindi sì, farà parecchio caldo. Al momento qui dove ho tutta l'attrezzatura ho la testa al sole, ma mi sposto un po' di qua, un po' di là e abbiamo una buona copertura qui degli alberi, quindi si sta anche relativamente freschi. C'è un pochino di venticello, mi aspetto questa brezza leggera tutto il giorno e basta, speriamo insomma di far qualche cattura. Nel frattempo io invece vi aggiorno sulle storie Instagram, che se ancora non mi seguite vi invito a seguirmi qua col link in descrizione. Ma adesso un attimo bando alle ciance, mi fermo e faccio un po' di colazione. Andiamo a pasturare una manciatina di palline lì su un punto, vediamo se magari qualcosa abbocca. Benissimo, manciatina lanciata giù, per il momento va bene così, lascio là e vedo insomma se nelle prossime ore viene su qualcosina. Beh, che dire, una cattura. Ci siamo, prima cattura, piccolina, ma non importa, scappottato, abbiamo comunque scappottato. Proprio bellina, dorata questa qua, eccola qua, piccolissima, perché davvero è molto piccolina, però è bella e sana, molto molto sana. Lo so che in questo lago la taglia non è super alta, ma non importa, proprio proprio bella. Adesso ci faccio due foto, ve le pubblico ovviamente su Instagram, poi andiamo al rilascio. E andiamo a release. Prima cattura fatta, adesso ricalo subito sullo stesso punto e vediamo se porta un guadino o qualcos'altro. Partita un'altra carpa e la taglia è completamente diversa. Diciamo che la taglia è praticamente raddoppiata. Ve la porto subito in nassa e facciamo anche due foto. È più grande di prima. Questa va sopra la taglia, insomma, che ho sempre visto. Bagnatina di mani veloce. È passato a trovarci questo bel reginone. Dai, è molto combattiva. Guardate che bellezza, però. Guardate che spettacolo. Ci faccio due foto e la lasciamo subito. E se ne va. Così, pacifica. Ben che fatica a fare una foto, sta carpa non stava ferma mezzo secondo. Queste due catture così bam di botto mi hanno dato una botta di felicità che non avete neanche idea. Era parecchio che non venivo a pescare, quindi penso sì, possiate capire anche voi la gioia, insomma, ecco, di prendere un pesce così dopo parecchio tempo. Ho appena visto un salto, ragazzi, che è stata una roba fantastica, ma è ovviamente dove? Dall'altra parte del lago. Così funziona la nostra pesca. Allora, ne ho appena persa una, partita qua vicino, e adesso ricalo di nuovo, metto un piccolo stick che avevo lì. Ecco. La seconda è pulita, quindi adesso ricambio tutto e ricalo stavolta con una bombetta. Nel frattempo vi ho aggiornato nelle storie Instagram. Chi mi segue su Instagram vede tutto quanto in tempo reale. Vi invito a seguirmi anche lì. Grazie del supporto, ragazzi. Guardate, raga, che spettacolo il lago.
Lì c'è un'altra postazione, è arrivata anche un'altra persona. Tra pochi minuti ricalo una canna che mi sa che alla fine hanno già tirato via tutto perché c'è un po' di pesci di disturbo e ci sono parecchi salti. Vuol dire che ce n'è di attività. L'unica cosa è che si è bloccato un attimo il lago. Anche l'altra persona nell'altra posta ha fatto 4-5 catture tutte di fila. Poi si è bloccata la situa. Vabbè, siamo in due su un lago, quindi mi fa ben sperare, insomma, di prendere anche qualcos'altro. Il lago non è enorme, però comunque di pesci ce ne sono. Niente, adesso preparo la bombetta, poi ricalo. Aggiornamento delle due circa. Ho cambiato spot, ho visto che c'era qualche salto, quindi ho pensato, boh, proviamo, tanto magari adesso lascio giù un'oretta e mezza, vediamo se si muove qualcosa. E poi tra poco comunque cambio anche l'altra, che invece è qua sotto riva su un punto interessante e mi ha già risultato. Spererei in un altro risultato ancora. I 30 gradi e passa si sentono, anche se sotto l'ombra qua degli alberi, per fortuna ho appoggiato la canna. Sono a due in difficoltà, una piccolissima e l'altra grande, parecchio grande. Le carico entrambe in asse e le lascio subito. Ho mollato l'esca qua a un centimetro mentre slamavo tutto il resto, eccetera. Niente, partita, ed è quella più grossa delle due. Questa piccolina, bellina, regina. Guardate che carina, bella, guardate che robetta, bella, pulita, bocca bellissima, un taglio il mio, bella, proprio proprio bella. Questa invece è la seconda, eccola qua, guardate che spettacolo ragazzi, bella. E adesso andiamo al release. Una, e la due, niente, andate. Quota 4 pesci, sono anche molto soddisfatto. Adesso però faccio una cosa, rilancio giù una sola canna e continuerò a pescare con una sola canna. Vediamo un po' come va. Insomma, parla da sola, insomma. Vamos. E anche questa a guadino. Questa piccolina qui, possiamo anche dire che questa è l'ultima cattura della giornata, dato che tra poco farò su tutto e andrò via. Comunque da notare proprio quanto belle sono, pulite, piccoline, super combattive, super super energiche. Cosa succede qua? Cosa succede qua? Cosa succede qua? Boh, scopriremo cos'è. Vediamo se riusciamo. L'ho vista, è bellina, tra l'altro, proprio bellina questa. Carina questa. Bene, alla fine non era quello di prima, l'ultimo pesce, ma è questo. E devo dire che è un signor pesce. Guardate che robetta. Che bellezza, guardate che roba. Spettacolo. Terza carpa oggi, di questa dimensione, molto 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 bella. E niente, siamo a quota 6 a guadino e una persa purtroppo. Io adesso vi saluto con questo ultimo pesce e ci vediamo tra poco per qualche conclusione finale. Bella, molto 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 bella, bel regione sano, in salute. Pronto ad andare da sola? Assolutamente sì. Eccola che se ne va. Bene, sono stracontento. Ultimo pesce della giornata, perché adesso faccio su le cose e vado via. Quindi ci vediamo tra un attimo con le conclusioni finali. Bene, macchina carica, sessione finita. L'ultimo pesce è stato quel bel reginone che avete visto. Devo dire che sono contento. Sono usciti 6 pesci, 3 di piccola taglia e 3 di una taglia un pochino più grande. E poi purtroppo ne ho persa una. Appena sotto riva mi si è slamata mentre cercavo di guadinarla. Questa sessione per me è andata molto molto bene. Ho visto che anche a voi su Instagram è piaciuta. E se non mi seguite, io vi ricordo che il link è comunque qua sotto in descrizione. Questo video termina qui e noi ci vediamo in una prossima avventura. Ciao Fiori. Look at those palm trees.